ci siamo. Allora, dunque, vediamo quindi di partire. Eccoci qui. Posso chiudere. Allora, vi dicevo, per partire, la prima cosa che facciamo è stimare la portata di piena con la distribuzione di Gumbel, e come vi dicevo lo facciamo in R, e quindi applichiamo il metodo diretto, lo facciamo in R, e oltre a stimare la portata di piena, quindi oltre a stimare la distribuzione di probabilità e da questa ricavare il valore della portata di piena centenaria, oltre a fare questo dobbiamo anche verificare l'adattamento della distribuzione ai dati. La prima cosa che dobbiamo fare in assoluto è caricare i dati dal supporto di archiviazione disponibile a R. Ora, abbiamo un primo modo per farlo, che adesso vediamo un paio, no? La cosa più semplice è farlo attraverso Excel, però vediamo adesso di farlo attraverso il PDF. E attraverso il PDF, per essere più chiaro, lo chiudo e lo apro con Adobe, che è il lettore PDF che la maggior parte di voi ha a disposizione. Quindi per prima cosa mi copio questo PDF, lo unzippo, l'ho copiato in una directory come fa il PDF e lo apro. Scusatemi, ho dimenticato di aprirlo come Adobe, ecco qua, e lo apro con Adobe. Allora, adesso sto facendo quindi l'ipotesi di non avere a disposizione, aspettate che devo settare lo schermo, di non avere a disposizione il file Excel. Benissimo. Allora, andiamo quindi a cercare i nostri dati. Allora, per copiarli c'è un metodo abbastanza semplice che consiste nel selezionarli da Adobe e poi copiarli in un formato leggibile da R. Credo di avervi già spiegato che il formato leggibile da R è il file di testo. Vi ho già parlato di file di testo. Il file di testo, se l'ho già parlato ve lo ripeto tanto un attimo, il file di testo, o meglio, il formato testo, è un formato che è pressoché universale, ha il vantaggio che può essere letto da pressoché tutti i software di archiviazione dati e elaborazione dati. Quindi il file di testo, che normalmente viene archiviato con l'estensione .txt, ha il vantaggio che può essere letto da Word, da Excel, da R, da MATLAB, da qualunque software, ed è anche molto compatto, occupa poca memoria. Il limite, se vogliamo, del file di testo è che potete archiviare soltanto caratteri alfanumerici, ovvero lettere oppure numeri. Non potete archiviare figure in un file di testo. Per archiviare figure si usano programmi di elaborazione immagini tipo Word o altri programmi, che però hanno lo svantaggio che non possono essere caricati in R. Voi non potete caricare una figura in R, dovete rifarla. Come si crea il file di testo? Il modo più semplice per crearlo per un utente Windows è usare il blocco note. Quindi la prima cosa che io farei, se fossi voi, è aprire una finestra di blocco note. Il blocco note lo trovate sotto accessori, il menu di Windows accessori. Io come utente Windows sono fermo a XP, però penso che non abbiate difficoltà a trovare il blocco note. Se avete difficoltà a trovare il blocco note e volete risolvere molto velocemente, potete aprire Word e usare Word per creare un file di testo. È una soluzione che vi sconsiglio in generale, perché Word di suo tende ad archiviare i file nel suo formato .docs, e bisogna quindi dirgli ogni volta archiviamolo come file di testo, poi uno si dimentica ed è un problema. Quindi vi consiglio in sostanza di aprire il blocco note. Allora, io invece che ho il blocco note apro un altro qualunque editor di testo, ad esempio questo qui. Ecco, fatti conti che questa finestra che mi appassa sia il blocco note. Ora, attenzione, il blocco note è un pessimo editor di testo perché non riporta il numero di riga. Cioè, se voi vi muovete in un file creato con blocco note non riuscite a capire che numero di riga siete.
Un buon editor di testo dovrebbe darvi sempre il numero di righe e di colonne in cui vi trovate. Non ne abbiamo strettamente bisogno per fare questa esercitazione, ma tenete presente che questa è una ottima caratteristica di un editor di testo. Il blocco note è molto rudimentale, ce ne sono numerosi liberi freeware per Windows che potete eventualmente scaricare se lo volete fare, digitate su Google editor testo o text editor, che è meglio Windows, e trovate free magari, e trovate una valanga di possibilità. Io a suo tempo usavo TextPad, ma questo è giusto un'indicazione, siete molto liberi. Però adesso potete tranquillamente tenere aperto il blocco note. Torniamo sul file PDF, quindi adesso mi sposto e ritorno sul mio PDF. Ora dopo dovrebbe darvi la possibilità, cliccando col sinistro del mouse e scorrendo in basso, di selezionare i dati in questo modo. E così facendo è estremamente semplice copiarli. Infatti il fatto che adesso non mi scende, vediamo un po', ecco, adesso sono riuscito a farlo scendere. Con l'unico problema che, come vedete, tende a copiare. No, adesso li copio per colonne, perfetto. Adesso me li ha copiati per colonne, quindi se riuscite a evidenziare le due colonne in questo modo è la cosa migliore. Il reader dovrebbe permettervi di farlo. Quando avete selezionato, andate col mouse sulla selezione, cliccate col destro, copi, e dopo che avete copiato mi sposto sul editor di testo così, e sempre col destro faccio incolla e magicamente non è successo un tubo, perfetto. Ecco, questo perché? Perché ci sono alcuni file PDF che sono criptati, questo evidentemente lo è. Quindi quando vi trovate in questa situazione non c'è nulla da fare, dovete rinunciare a importare i dati in questo modo. Oppure, ma qui entriamo in un ambito un pochino più difficile da gestire, decriptare il file PDF. Ci si riesce con dei programmi che sono disponibili in rete, tra cui il PDF Editor, ma non so ad esempio se per Windows è disponibile freeware, per Linux lo è, non sono sicuro che sia libero per Windows, però qui entriamo in un ambito su cui io non voglio entrare, perché rischiamo di perderci un'ora. Quindi a questo punto io il capitolo PDF lo chiudo, quindi avete capito come si fa in linea di massima. Dopo avrei dovuto selezionare l'altra colonna, e vedete che è possibile farlo con Adobe, selezionare l'altra colonna e poi copiarla in coda. Quindi avrei dovuto, dopo selezionata l'altra colonna, fare copia, andare sul mio file di testo, magari saltare un paio di righe e copiarla in coda. Però ripeto, evidentemente questo file è criptato. Molto spesso questo non succede, però sapete che Linux è un sistema che è molto protettivo. Io l'ho creato in Linux e evidentemente me l'ha creato criptato. Uno dei vantaggi di Linux è che è molto protettivo, ripeto. Se voi volete mantenere il massimo segreto, abbandonate Windows e spostatevi in Linux. In Linux ricordatevi che solo chi ha la password di root può vedere ciò che state facendo. Cosa che in Windows non mi pare, prima non succedeva, non mi pare che succeda neanche adesso. Cioè in Windows l'utente entra con la propria password, ma una volta entrato vede tutto il disco. Questo succedeva quando lo usavo io, non so, magari adesso è cambiata la situazione. Comunque Linux effettivamente da questo punto di vista è molto più protettivo, e soprattutto la cosa importante è che è protettivo contro i virus. Io non ho antivirus installati da 4 anni e non ho mai avuto il benché minimo problema. Bene, chiusa questa parentesi, a questo punto, visto che il file PDF è protetto, e dopo avervi detto che comunque esistono delle soluzioni che consistono nel decriptare il file, dopo avervi detto questo, noi a questo punto abbiamo due opzioni alternative. O digitiamo i numeri a mano, che non sarebbe un grosso problema perché questi sono una cinquantina di numeri, quindi in 5 minuti si digitano, oppure andiamo, visto che abbiamo il file Excel, a pescare quello. Quindi teniamo aperto il blocco note, però a questo punto andiamo ad aprire il file Excel. Chiudo questo PDF, anzi lo tengo aperto perché dopo mi può servire. Vediamo se ho tenuto aperto il file Excel, eccolo qua. E se vogliamo facciamo la stessa cosa, cioè selezioniamo le due colonne e veniamo in giù. Attenzione però, la colonna dell'anno
a rigore non mi serve, quindi è inutile che la carichi su R, a rigore non mi serve. Tra l'altro, osservate un attimo, prestate attenzione al fatto che, se non sbaglio, ci sono delle colonne degli anni mancanti. Vediamo un po', andiamo 29. Ah, queste, scusatemi, queste l'ho già, tra l'altro, queste portate sono già ordinate nel file Excel. Vedete che 29, 76, 54, 71 sono già ordinate in ordine crescente, perché questa a me serve successivamente. È lo stesso, noi basta che portiamo dentro i numeri in R, che siano già ordinati, che non lo siano, non è un problema. Quello che volevo farvi notare, tornando al file PDF, e torno indietro, è che ci sono degli anni buchi. Vedete che ad esempio i 44 e 45, per ovvie ragioni, non hanno misure. Ma anche altri anni, direi, che dovrebbero, anche i 46 e 47, ci sono degli anni buchi. Questo succede pressoché sempre. Non dovete impressionarvi in questo caso, perché gli anni buchi semplicemente si saltano, si ignorano. In questo caso in cui noi stiamo applicando la distribuzione di Gumbel, per stimare la portata di piena, gli anni buchi li saltate. Molto bene. Allora, a questo punto ritorno al file Excel. E vi dicevo, le portate sono già ordinate, ma non c'è problema, l'importante è caricarle su R, poi che siano già ordinate, che non lo siano, non ci interessa, perché se ricordate la distribuzione di Gumbel si stima calcolando la media e lo scatto quadratico medio dei dati, li potete calcolare tranquillamente sui dati ordinati o disordinati, non è un problema, ok? Allora, quindi vi seleziono tutta questa colonna, fino in fondo, ecco qua. Una volta selezionata, di nuovo col destro faccio copia. Questo vale tanto in LibreOffice quanto in Excel. Copiati i dati, si va sul file di testo, mi sposto, blocco note e di nuovo col destro faccio incolla. E questa volta ce l'abbiamo fatta. Qui ci sono i nostri dati. Aspettate che io non vedo bene dello schermo, sì, perfetto. Allora, quanti sono i dati? Allora, i dati, vedete che il file di testo, io adesso sono andato in fondo e sono sulla prima riga bianca, che è la riga 56, quindi vuol dire che ho 55 numeri. E vedete l'utilità di avere il conteggio delle righe? Chiaro che avrei potuto ricavare che sono, avrei potuto dire che sono 55 in tanti altri modi, però questa è una conferma. Cioè, se voi sapete che avete a che fare con 55 dati, una volta che li avete copiati in un file di testo, controllare che siano effettivamente 55 è una buona cosa. Ricordatevi che quando si lavora in ingegneria è buona cosa ogni volta che si fa un'operazione al computer, se non ogni volta, almeno ogni tot operazioni, fare un controllo spannometrico del fatto che siete ancora sulla strada giusta. E quindi cercare, in base alla vostra intuizione, di verificare continuamente se il risultato che vi viene fuori corrisponde alle vostre aspettative. Tutte le volte che progettate dovete formulare delle aspettative. Quindi voi inquadrate il problema e dite, più o meno, secondo me, va fatto così e deve venirvi fuori quel risultato lì. Questo all'inizio non è facile. Però comunque, anche all'inizio, potete formularvi delle aspettative. Ad esempio, che ne so io, sapete l'area del bacino, 1214 km² e vi ho detto degli ordini di grandezza per la portata di piena centenaria. Allora, nel momento in cui aprite questi numeri, controllate se vi tornano. Chiaramente l'ordine di grandezza, io cosa vi ho detto? Vi ho detto più o meno da 1 a 5 metri cubi al secondo per chilometro quadrato, quindi vuol dire che voi nella vostra testa dovreste aspettarvi dei numeri che variano più o meno tra 1000 e 5000 metri cubi al secondo. Quando guardate questi vedete che siete un po' sotto, ma neanche tantissimo, vedete? Siete sui, dagli, tenete presente l'ordine di grandezza che io vi ho dato, da vale per la portata di piena centenaria. Quindi il risultato dovrebbe venirvi da 1 a 5.000. Questi numeri sono portati al colmo, li guardate, vedete, variano da 300 a 800, più o meno, vabbè, ci siamo. È quello che vi aspettate, più o meno. Quindi questo controllo bisogna sempre cercare di farlo, quindi all'inizio guardate il problema e formulate un'aspettativa, ok? E poi vedete se questa aspettativa viene confermata, e se non è confermata non c'è niente di male, si cerca di fare un controllo più
più accurato di tutto quello che si è fatto e alla fine va bene, nel senso che poi quello che conta sono i numeri, non l'aspettativa. Però questo approccio vi aiuta a formarvi quella cosiddetta esperienza, no? Sempre ragionando sul problema. Bene, in questo caso io mi aspettavo 55 numeri, perfetto, sono 55. A questo punto devo salvare questo benedetto file di testo. Allora uno su Windows schiaccia F12 o in Linux schiaccia Ctrl+S e salta fuori. Dove lo salvo? Questo mi salta fuori sia in Linux che in Windows e a questo punto io me lo salvo in documenti, non ne voglio, me lo salvo sotto una cartella che in Windows è la cartella, in Linux è la cartella di lavoro, si chiama scrivania. Allora a questo punto gli devo dare un nome e il nome potrebbe essere portate secchia.txt salvato. L'importante è che vi ricordiate dove l'avete salvato e come si chiama. E col file di testo abbiamo chiuso. Questo file di testo è una sorta di traduttore, traduce i numeri da Excel a R, perché è leggibile da entrambi. Tenete presente che è anche possibile da Excel esportare il file di testo, quindi non fare copia e incolla, ma dire a Excel salvami questa colonna come file di testo. Io normalmente non lo faccio perché quando si salva con un programma del pacchetto Office in file di testo, poi basta sbagliare una virgola che il formato non è più di testo, quindi preferisco aprire l'editor di testo, il blocco note, perché almeno li vedo e poi ci salta fuori. Il file di testo, così come lo vedete da blocco note, così è. E invece da Word non è così, perché voi vedete il risultato a schermo, ma il contenuto del file è espresso in un formato tutto suo, che se voi provate ad aprire con un editor di testo vedete comparire mille warning che vi dicono ah, fai attenzione che stai aprendo un file che non dovresti permetterti di toccare. Bene, a questo punto io chiudo anche il foglio Excel perché non mi serve più e adesso vado ad aprire questo benedetto R. Allora fatemi un po' vedere che tengo, cerco di tenere un po' di finestra aperta. Bene, allora, adesso apro R, che come sapete si apre in modi diversi, a me basta digitare R dalla riga di comando ed eccolo qui, adesso lo ingrandisco in modo che lo possiate vedere bene. Ok, beh, adesso l'ho ingrandito troppo. Ok, allora, prima cosa, carichiamo il file di testo. Forse ve l'ho già detto, comunque è estremamente semplice. Allora, io scrivo portate uguale scan e basta mettere tra virgolette il nome file con il path completo. Il path è il percorso, quindi significa che voi dovete scrivere c:// nome della directory in cui state lavorando e nome file. Io faccio più o meno la stessa cosa, però va scritto in modo diverso in Linux e in Windows. Io ho messo sotto scrivania, eccolo qua, scrivania, portate secchia.txt. Allora voi vi ho detto prima di ricordare in che directory l'avevate salvato, dovete mettere il percorso completo. Allora dandogli invio, vedete 55 items, 55 numeri a letto. Thank you.
intanto che vi mettete in pari, portate pazienza un secondo che sto facendo una cosetta per risparmiare la pila, aspettatemi un attimo. Siete tutti o c'è qualcuno che ha difficoltà? No. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ottimo. Allora lo torno a fare un attimo solo che adesso facciamo. Allora, dov'è che vi siete fermati? Sull'istruzione? Che messaggio d'errore vi dà? Come? Ok, ho capito, forse ho capito. Provate a fare così, provate a mettere, anziché lo slash semplice, un doppio slash. In tutti. In tutti. Non può aprire la connessione. Allora, adesso faccio un passaggio. Adesso faccio il passaggio. Allora. Allora, innanzitutto chi è, qualcuno è riuscito? Alzate la mano chi è riuscito. Qualcuno ce l'ha fatta. E dunque, cominciamo dai messaggi. A lei che messaggio dà? L'ultima è. Ok, allora. Allora, con le maiuscole sono sicuro che sia bene, qui è meglio. Allora, il messaggio non posso aprire questa connessione, significa che è errato la descrizione del PAT. Tenete presente che distingue le maiuscole. La cosa che vi consiglio di fare è di farglielo completare col tab. Quindi voi iniziate a scrivere, tipo che ne so io, C, due punti, due slash, area di lavoro, scrivete area, poi fate un colpo di tab.
e lui ve lo completa. Se non ve lo completa vuol dire che non lo sta riconoscendo. Il tab è la... c'è la parte tab. No. Altro tipo di errore che potreste aver fatto è la virgola al posto del punto, come separatore decimale. Per risolvere quell'errore, allora vediamolo una alla volta queste cose. Allora, una alla volta queste cose, prima di tutto. La lettura del file, allora portate secchia uguale scan, allora questo vale anche per voi. Allora io ti ho fatto, più o meno mi ricordo dove è messo, e io scrivo innanzitutto home e vedete che, scusatemi, vedete che col tablo completo, che cos'è il tab? È quel tasto con le due freccine una contro l'altra che si trova nella parte sinistra alta della tastiera, normalmente sopra il tasto del maiuscolo. Quindi io ho scritto una H e poi dopo schiaccio il tab e me lo completa. Dopodiché completo sempre col tab. E fate attenzione che se il tab, ad esempio qua io se avessi sbagliato e avessi scritto in minuscolo SC, vedete il tab non mi dà nessuna, io sto schiacciando il tab ma non completa, vuol dire che non trova quel percorso. E in questo modo voi avete modo di testare a quale punto del percorso si inceppa. Invece se io scrivo con la maiuscola vedete che me lo completa, e anche il nome del file scrivo PO, poi tab, portate secchia. Altra questione, se invece vi dà un errore del tipo real, mi aspettavo un numero invece trovo un real, qualcosa di questo genere, allora bisogna andare ad aprire il file di testo. Lo apro col blocco note così riusciamo a... lo apro con blocco note così vi faccio vedere. Se ne lo apro. Allora adesso l'ho aperto col blocco note, vedete che a me fa vedere i punti come giustamente dovrebbe essere. Se voi avete le virgole, per cambiare basta fare modifica, trova, scusatemi, sostituisci e poi dopo si mette, in questo caso io metto il punto e al suo posto ci metto la virgola, voi dovete fare il contrario, chiaramente sostituisci tutto, è un attimo, e vedete dopo basta salvare e siamo a posto. Quindi adesso io ad esempio mi trovo nella vostra situazione, ho le virgole, faccio trova, sostituisci e ci metto su, trova virgola, sostituisci col punto, sostituisci tutto, posto. Non può aprire la connessione, c'è un errore nel pad. Non posso aprire la connessione, mi passa il PC un secondo. Grazie.
completa. È molto perfetto, è un po', eh? Ma io ho copiato il questo. Però mi dà, ho aggiunto il nome del file, utenti non c'è, cioè C di utenti non c'è. Avete fatto? Proviamo in tutti. Facciamo completare io. E poi? Poi alla fine il file ci aggiungi punto txt, perché a me me l'ha aggiunta la sua. Quello è importante. No, il C deve essere in maiuscolo. Ma mi dice D, no? Il problema, non lo so. Bene, mi dice D. Ah, D, devi ancora andare. Veniamo pure. Guarda. Guarda. Io lo posso mettere pure in Grazie. Vedi che cosa mi ha detto?
non avrei ragione, non avrei ragione per me. Lo screen non riusciva a farsi stare al mattino. Lo preferisco avanti. Ah, vabbè, scusa. Ecco lì, adesso la Ma il manager come si apre? Cioè, gestione risorse. Ha ragione anche lei. Allora mi arrangio. Ce l'abbiamo. Ah, tutti i programmi ci sono. Accessori. Sì, facciamo. Esplora risorse, ok, adesso ce la dovremmo fare. Dopo che si fate